Mentre proseguono i lavori del nuovo ospedale San Donato, Teletruria ha voluto dedicare una puntata di Caffè Bollente per fare il punto della situazione con la direzione generale e gli operatori, dal pronto soccorso alle chirurgie, a percorsi più accoglienti, funzionali e green per pazienti e personale medico e infermieristico. Il San Donato 2.0 è stato presentato in dettaglio con interviste, ospiti in studio e collegamenti. Un punto dopo gli ultimi fatti di cronaca, sta chiaro al direttore generale D'Urso, la sicurezza degli operatori. E qui entrano in campo le azioni, soprattutto per chi lavora nell'emergenza urgenza. Aggiungo un elemento che secondo me in questi giorni assume una grande attualità. L'ingegner Casini, condividendone l'orientamento, ha previsto un potenziamento anche degli strumenti di sicurezza passiva, perché il pronto soccorso è una di quelle zone in cui più spesso si scatena la follia di qualche persona che perde le staffe, e quindi dobbiamo prevedere un'azione di tutela più potenziata per i nostri professionisti, e questa è una zona in cui l'ingegner Casini già da tempo, non oggi o ieri, già da tempo aveva previsto un potenziamento degli strumenti di sicurezza passiva con telecamere in alcuni punti, pulsanti d'allarme che possono essere schiacciati dal personale, in maniera tale che i vigilantes che già stazionano al pronto soccorso possono intervenire e, per esempio, attraverso il protocollo che firmeremo nei prossimi giorni con Sua Eccellenza il Prefetto, anche una maggiore integrazione con le forze dell'ordine. Mi pare un elemento non irrilevante, questo dopo che i fatti della dottoressa Capovani ci hanno travolto.